degli auguri particolari di serenità e soprattutto perché il prossimo anno sia un anno, come dire, più all'insegna della normalità. In questo dobbiamo mettercela tutti noi, stando particolarmente attenti alle precauzioni, indossando sempre la mascherina, cercando di evitare il più possibile le grandi abbuffate natalizie, e credo che con un po' di attenzione si possa superare questo momento. E questo è un concerto che vuole dare il senso di questa speranza per un futuro migliore. Peraltro un concerto molto vario, abbiamo sentito dei pezzi classici ma anche pezzi per esempio tratti da pubblicità che ormai sono diventati un must di Natale, dunque anche un concerto che ha coinvolto, lo vediamo, anche tante persone giovani, però dobbiamo dire tutti con la mascherina. Sì, 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 indubbiamente. La fanfara nasce come una composizione di musicisti per marce militari, quindi sicuramente una composizione militare. Conserva questa sua caratteristica, però a questo unisce, data la maestria dei tanti componenti, 50 componenti della fanfara della Polizia di Stato, anche pezzi leggeri, di musica tratta magari da film o da pubblicità, musica più nota al grande pubblico. In mezzo alla gente, insieme alla gente, più di così, signor Questore, non si può. Sì, cerchiamo di, come dire, di declinarlo in tutti i modi, questo nostro motto, esserci sempre, esserci non soltanto vicini alle esigenze del cittadino che ha bisogno di noi nei momenti di difficoltà, ma anche di essere vicini alla gente durante le feste, durante i momenti più sereni e felici.